Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 7 ottobre, si venera la Beata Vergine Maria del Rosario. Apriamo la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali. Da Il Centro, vediamo l'edizione dedicata a Pescara in apertura, di Giovanni, crack da 922.000 euro. Pescara fallita, la SAICM del signore del mattone, spunta il maxi debito verso dipendenti e banche. Il buco scoperto dopo una causa contro l'imprenditore Pagliaroli per il crollo di un muro. In centropagina la fotonotizia, il concerto ieri a Pescara, Emma tra successi e inediti, in fiamma il Pala Giovanni Paolo II. Nelle cronache invece la nuova giunta Diodati, assessore a bilancio e tributi, e Sancetteo, Ciatè e Delfini, premi a Malagò, Moretti e Santilli. E poi vediamo ancora cibi biologici per combattere i tumori al seno. In basso 70 furti, mai in carcere, la ladra arrestata sulla strada parco deve scontare 20 anni. Ed ora vediamo l'edizione dedicata a Chieti, sempre dal Centro. Bimba infettata, l'ACA a processo, ha fatto il bagno nel mare inquinato di Francavilla, i dirigenti Di Giovanni e Livello imputati di lesioni, i genitori, fu una vacanza da incubo, sotto accusa il cattivo funzionamento del depuratore. E poi in centropagina cancro al seno, il mese della prevenzione, il senologo Cianchetti, mangiare biologico per combattere i tumori. Nelle cronache, a Guardia Grele senza lavoro per assistere la mia Noemi, l'appello di Sciarretta in Chieti, stop del WWF alla nascita del Megalò 2. In Lanciano precipita col fuoristrada nel fossato, ricoverato 47enne. Bancarotta per i vertici, Silvia davanti ai giudici titolari dell'azienda che rilevò la Golden Lady di Gissi. Ed ora l'edizione dedicata a Teramo, sale operatorie in tilt al Mazzini, all'ospedale di Teramo pochi infermieri e interventi ridotti, sindacati emergenza, liste d'attesa, e a Giulianova sono stati tagliati 10 posti letto nei reparti di chirurgia e ortopedia. In centropagina ancora il senologo Cianchetti su appunto il mese della prevenzione, quindi mangiare biologico per combattere i tumori. Nelle cronache invece la risposta ai commercianti, la città è viva. E poi in Valvibrata abusi sulla figlia per 5 anni, padre a processo. L'8-0 nella Gammarana riapre il cantiere dello svincolo. Studio dentistico, vediamo in basso fuorilegge, blitz dei NAS, violate le norme igienico-sanitarie. Ed ora l'edizione dedicata all'Aquila, fondi sisma presi con falsi certificati, imprenditrice accusata di aver finto il pagamento di un subappalto della ricostruzione, già sequestrato l'importo della fattura contestata, ma la ditta si difende, abbiamo saldato. In centropagina la cerimonia alla Villa Comunale, Paganica in festa per l'inaugurazione del nuovo parco giochi. Nelle cronache, lavori al via, McDonald's apre e assume 32 persone. In Sulmona, bimbi a scuola nei locali delle parrocchie, e in Avezzano, morso dal ragno velenoso, finisce all'ospedale. Nel taglio basso a pugni per la palestra di box ad Avezzano, Zuffa all'apertura delle buste per l'assegnazione. Ed ora vediamo la prima pagina del Messaggero, in apertura minacce con un nodo scorsoio, l'Aquila studente vittima dei bulli, gli avrebbero mostrato un cappio mentre mangiava, gli atti della polizia, vessazioni anche davanti ai professori, la scuola li abbiamo segnalati. E poi in centropagina Pescara, quindi rimpasto al veleno, accuse da Di Matteo, l'assessore regionale contro Alessandrini. Infrastrutture, vediamo strada dei parchi col freno tirato sul tunnel e varianti. Il Ministero ribadisce il no al maxi progetto, ma il gruppo Toto sembra voler rinunciare.
E poi in breve vediamo Giulianova, 74 anni, mette in fuga il bandito, il caso invece in spalla, in apertura appunto il papà di Noemi, addio lavoro per far vivere mia figlia. Licenziato per accudire la bambina malata, speriamo nella legge regionale, ha dichiarato il papà di Noemi. Ed ora vediamo la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, La Città, in apertura questa mattina. Vediamo la prima pagina appunto della città, come dicevo, vediamo se, eccoci, prima pagina della città, quindi in apertura, padrone a processo per incesto. A Tortoreto per 7 anni avrebbe violentato la figlia 12enne, segregata in casa e controllata a vista. In centropagina il progetto Silvi come Teramo collegherà Marina e Paese, la funivia del Cerrano. Ennesimo blackout in centro storico, Piazza Martiri e Corso San Giorgio restano al buio. Ancora dal Badriatica, sequestrato studio dentistico casalingo, a Notaresco basta puzza, fermate i rifiuti organici al Cirsu, area di crisi, sindacati esclusi dal confronto in Val Vibrata. E poi il calcio, Teramo, imperativo battere il Padova per prendere la rincorsa. Ed ora vediamo le prime pagine nazionali, dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Repubblica, in apertura la flessibilità. La UE apre all'Italia sugli immigrati, Moscovici, il sì contro il rischio populisti, referendum Lotti attacca D'Alema. E poi in centropagina vediamo l'appello di Mattarella, vediamo aiutiamoli a rientrare, i nostri ragazzi all'estero in cerca di futuro, 100.000 in fuga, il sogno è la Germania. E poi il caso Merkel a Londra, non discriminate i lavoratori stranieri, ha detto. E poi a Strasburgo volano i pugni. In breve vediamo l'intervento Atenei, il piano contro gli abusi, e poi le idee, il piccolo Davide e il diritto a una morte dignitosa. Nel taglio basso vediamo le COP Milano, la Bentley, gli ultimi dispetti di Caprotti. Passiamo al Corriere della Sera, in apertura immigrazione, sempre più italiani all'estero, nel 2015 espatriati in 107.000, un terzo giovani, Mattarella, facciamoli tornare, crescita di oltre il 6% rispetto al 2014, e Cristoforetti e Piacentini, così siamo rientrati. Poi in centropagina vediamo l'Unione Europea apre alla flessibilità contro il populismo, ed ancora l'allarme in Florida, oltre 100 morti ad Haiti, arriva l'uragano Matthew, Obama lasciate le case. A Milano coppia dell'acido, il figlio di 14 mesi dato in adozione. E nel taglio basso Caprotti e il testamento, mai alle COP. E così il fondatore appunto. Passiamo al Tempo, il quotidiano indipendente in apertura, una finta bomba a casa del Grillino, Grillo e la Raggi denunciano oscure manovre, due torce e un filo a casa del collaboratore del vice sindaco. In centropagina l'inchiesta del Tempo, la mappa dei luoghi a rischio, sbandati, drogati, alcolizzati, tatuati con Bin Laden, parchi pronti, ponti, aree archeologiche, ecco a voi la capitale della paura. E poi fondi UE per l'emergenza profughi, all'Italia solo 100 milioni di euro.
noi spendiamo 4 miliardi. Le richieste di archiviazione, ancora tutti i nomi degli 85 usciti da Mafia Capitale. In spalla vediamo il sondaggio per gli italiani: Del Rio vale quanto Renzi. Nel taglio basso il DS dopo 5 anni rescinde il contratto, Sabatini se ne va dalla Roma. Passiamo alla stampa, Renzi in apertura: se perdo cambio mestiere, il Premier, referendum, ultima occasione per il Paese, l'Unione Europea apre sulla flessibilità, il commissario all'economia Moscovici aiutare il governo contro i populismi, il Tesoro conferma le stime della crescita. E poi la riforma costituzione, rimonta il sì, ma la fiducia nel governo è al 34%. In centropagina il sacrificio italiano per il nuovo Afghanistan, 15 anni dopo l'inizio della guerra, la Spoon River dei nostri soldati uccisi dai talebani. E nel taglio basso la polemica, lite tra Londra e Madrid sulla paella in salsa Brexit. La scuola invece, se il papà non riesce a fare i compiti della figlia. Passiamo ad Avvenire, il Fatto in apertura, protesta nazionale, coro di politici e associazioni contro lo sponsor dell'azzardo per le nostre rappresentative di calcio. E la fotonotizia: Haiti devastata dall'uragano, Florida con il fiato sospeso. E poi ancora fede, scelte di vita, un nuovo tutto per i giovani. Passiamo al Fatto Quotidiano, referendum, Renzi furioso, boicotta la 7 e scatena la sua RAI. Vediamo ancora Boschi, altro autogol, scorda i tagli di migliori dei suoi, l'allarme, Grillo e Raggi, ordigno contro di noi, nel mirino un avvocato, l'innesco esplosivo in casa del professionista che segue gli appalti sugli stadi. E poi economia, vediamo il Tesoro, sbugiarda il suo Premier, i patti per il Sud sono senza soldi. E ancora Economia 2, DEF, ora la UE, tende la mano a Matteo contro il rischio populismo in Italia. Passiamo al Gazzettino, vediamo Sanità Veneta, tagliate le ULS da 21, scese a 9. E poi in breve vediamo in alto a Mestre, carica dei baby ladri negli iper, raffica di giovanissimi nei guai a Venezia, area riservata alla città in aeroporto con park pubblico nel Terminal 12. In centropagina il fenomeno italiani all'estero, la grande fuga, solo nel 2015 in 108.000 hanno scelto di emigrare, Veneto seconda regione per numero di partenze, Germania e Gran Bretagna le mete preferite, ad andarsene soprattutto giovani fra i 18 e i 32 anni. E poi vediamo nel taglio basso Padova. Il padrino e il figlio, sì all'incontro, Rina Junior vedrà il padre dopo 14 anni. In alto invece la notizia della UE apre all'Italia flessibilità per sisma e immigrazione. Passiamo al Libero, in apertura vediamo il sacrilegio a Milano, ci rubano anche la Madonna, sparisce la statua, si sospetta che il ladro sia islamico poiché il quartiere è pieno di immigrati. E poi vediamo, la Raggi sbaglia ma almeno chiede scusa, scuola in mano al partito delle mamme. Ed ancora, accoltellato a 15 anni per una ragazza, accade a Napoli. Vertiginoso aumento dei ragazzi che espatriano, abbiamo visto, e quindi riporta anche la notizia il quotidiano Libero, fuga di massa dalla povera Italia in un anno, via in 100.000. Passiamo al manifesto, vediamo da Bruxelles, arriva un sì a Renzi, fuga dalla realtà,
in centropagina la notizia dei quasi 5 milioni di italiani emigrati nel mondo negli ultimi 10 anni. All'interno vediamo, dopo Brexit, Merkel a Londra, mercato unico solo se libera, circolazione, poi la salute, malati da sud verso il nord, un giro d'affari di 4 miliardi e il governo taglia la ricerca, 18% di posti in meno. Passiamo al Mattino, vediamo. Coltellato al cuore dopo la lite a scuola, cade a Napoli, 15enne ferito da un compagno di 14 anni, la professoressa, bocciati entrambi, ma non sono bulli. E poi in centropagina, perché Apple crede in Napoli, la vicepresidente Jackson qui, lo spirito giusto, ora un altro accordo con 5 università campane inaugurata, ricordiamo l'Accademia App IOS per 1000 studenti, il Premier, l'Italia riparte dal Sud. E poi il dossier sulla notizia della grande fuga degli italiani, quindi i dati italiani all'estero, mancano i posti per i giovani migliori. E la trattativa più flessibilità, la UE apre al piano Renzi, Moscovi sì, maggior deficit per profughi e terremoto, ha detto. Nel taglio basso vediamo quando tra i populisti finisce a Cazzotti le risse all'Europarlamento tra gli eredi di Farage e a Roma tra i grillini. E poi Italia, la scossa di Immobile e Bellotti, pareggio contro la Spagna, papera di Buffon, poi De Rossi su rigore per quanto riguarda lo sport. E il Secolo XIX in apertura, la UE che dà l'ok alla flessibilità, spese per migranti e terremoto fuori dal patto, confermate le stime di crescita. Il commissario, come detto, Moscovici approva le richieste del governo italiano. E poi il dramma sfiorato all'Europarlamento, la rissa in casa UKIP, l'erede di Farage, finisce in ospedale. In centropagina finisce 1-1 la sfida di Torino con la Spagna, papera di Buffon, grinta Italia, gli azzurri strappano il pari. E Ventura cambia attacco e alla fine la nazionale sfiora la vittoria. Vediamo le altre notizie in breve, la fuga all'estero dei giovani italiani in un anno partiti in 107.000, abbiamo visto, e poi il racconto, se il papà non riesce a fare i compiti della figlia, aveva 80 anni ancora, addio Luisa Massimo, signora della pediatria e della politica genovese. Nel taglio basso l'intervista, Fossati, il mercato musicale soffoca i talenti, il cantautore, sale in cattedra per 12 lezioni all'Università di Genova. L'Unità, Alma Viva, il governo no ai ricatti, la viceministra Bellanova avverte l'azienda che vuole licenziare oltre 2500 persone, non può far finta che non ci sia più l'intesa sottoscritta con noi e con i sindacati. Polonia, hanno vinto le donne, no alla legge che prevedeva il carcere per l'interruzione di gravidanza. E poi ancora Renzi, possiamo sbloccare il futuro, e incassa il sì UE alla flessibilità. In breve l'intervista Orfini, Italicum si cambia se il PD sarà unito. E poi fra i razzisti inglesi finisce a botte il caso. Passiamo al quotidiano La Verità, l'inchiesta sulla sanità, il pronto soccorso è diventato un lusso, in pochi anni le prestazioni gratuite sono praticamente scomparse, ticket sempre più cari anche per chi entra in ospedale con il codice verde, ma non vengono applicati in tutte le regioni. In centropagina vediamo Colaninno la caduta del duca di Mantova, identikit dei signori delle città, e poi l'editoriale tra D'Alema e il TAR, la dura vita dei sostenitori del no al referendum.
E ancora gli italiani fuggono perché non hanno la May a difenderli, Londra tutela i suoi lavoratori, noi no, nel 2015 se ne sono andati via in 107.000. Vediamo nel taglio basso invece il pompiere suicida a 41 anni, troppo vecchio per fare il pompiere. Ed ora vediamo la prima pagina del Messaggero, vediamo in apertura, prima pagina come detto di oggi, venerdì 7 ottobre del Messaggero, in apertura la flessibilità, l'assist UE all'Italia, il commissario Moscovici apre sulle spese per terremoto e migranti a condizioni precise, sostegno a Renzi contro la minaccia del populismo, il premier con il sì più forti in Europa. E poi in centropagina vediamo un romeno di 40 anni, il questore chiude i cancelli del parco, preso lo stupratore di Colle Oppio, aveva soldi e gioielli della vittima. E l'inchiesta conti allo sbando, ecco perché Roma rischia il default, dal debito di 1,2 miliardi alla voragine delle partecipate, giunta Raggi all'ultima spiaggia. Campidoglio ancora in breve, decalogo anticorrotti delle municipalizzate e poi la procura chiede di prosciogliere 116 indagati a vario titolo, mafia capitale, la maxi archiviazione. Vediamo ancora in breve il cambio di stagione, vizi e paure che bloccano la crescita e poi la notizia di, appunto dei dati, via in 100.000, la grande fuga appunto degli over 40. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per l'appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di inmeteo.net. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine interne del centro, in apertura della pagina dedicata all'Abruzzo, la stagione nei campi, raccolta olive, salviamo il salvabile, l'agronomo invita ad anticipare i tempi a causa delle anomalie meteorologiche della riproduzione della mosca. E poi ancora, come avevamo visto in apertura, l'intervista al senologo Ettore Cianchetti, mangiare biologico aiuta a combattere il tumore al seno, la prevenzione è importante ma non basta, ha detto il senologo, bisogna cominciare cambiando le abitudini alimentari. E a Ortona un grande polo oncologico donna a senologia e ginecologia si affiancherà il centro regionale di riferimento per il melanoma. Andiamo ancora avanti, autostrade, il piano Toto non riguarda la sicurezza, la risposta del governo all'interrogazione del presidente della Commissione Ambiente della Camera. Intanto D'Alfonso sfida Del Rio sui porti, vincerò io. E a Pescara, ok, alle vasche sul Pescara, ma è polemica. Pagina dedicata a Pescara, la sentenza, vediamo il signore del mattone, fallita un'impresa di Giovanni, spuntano debiti per 922.000 euro verso dipendenti, banche e soci. E poi il ricorrente Pagliaroli, danni non pagati, ci siamo dovuti difendere. Il costruttore del colle che sfidò Marini, imprenditore con la passione per la politica, Di Giovanni e il suocero del sindaco di Montesilvano. All'interno ancora arrestata sulla strada Parco, Caterina, 70 furti e mai in carcere, ruba nelle case da quando era una bambina, per la giustizia deve già scontare 20 anni di reclusione, ma lei è sempre incinta. E derubano un'anziana nel sonno, presi, la mobile arresta due rom a un mese dal colpo messo a segno in una casa di San Silvestro.
il Rotary Club a Pescara, progetto per 4 associazioni di volontariato ed ancora Fortunato in comune per radioterapia, ascoltato dalla Commissione Sanità. La nuova giunta, le deleghe, vediamo in comune a Pescara, Gelo Teodoro sindaco, il bilancio a Diodati, appoggio a Singhiozzo dopo il siluramento di Veronica. E vediamo ancora Santa Venere contro tutti, adesso parlo io, Blasioli non mi ha mai voluto in giunta, Alessandrini si fa condizionare e Presutti deve dimettersi. Piazza Muzzi, vediamo 8 locali chiudono alle 2 di notte, i commercianti dell'associazione Centro Giusto si autodisciplinano per il weekend, pronto anche il regolamento interno, stop alle bevande alcoliche a prezzi stracciati. E dopo più di 60 anni smantellata l'edicola di via Firenze. E l'ACA sceglie domani il nuovo presidente, no alle spartizioni. Ancora camerette per tutti, per davvero, metà prezzo senza busta paga e con consegna gratis. Vediamo a San Cetteo, Ciattè e Delfini d'Oro per i premiati, c'è Malagò, la consegna delle onorificenze ad Albertini, Santilli e D'Angelo, benevolenze anche per Minore e Moretti, premi alla memoria per Pozzi e Ciglia. Commercio, attività storiche, c'è il bando del comune e poi il concerto, Emma emoziona i fan pescaresi, la cantante salentina intona Adesso e il palazzetto canta con lei. E la rassegna, vediamo, teatro per i ragazzi, per vincere le paure, ridendo e imparando, spettacoli pomeridiani per tutta la famiglia da la domenica, repliche per le scuole con incontri preparatori e laboratori. E la pedagogia teatrale, tornano i corsi del maestro russo Alciz. Vediamo nel taglio basso, festival sulla qualità della vita, c'era una volta all'Aurum, 3 giorni di incontri su alimentazione, viaggi e satira con Vauro. Andiamo ancora avanti, addio al prof Campanella, uomo di cultura e sport, il docente amato da generazioni di Francavillesi è morto dopo una breve malattia all'età di 79 anni, lascia la moglie Giovanna e 2 figli, oggi i funerali a San Franco. Francavilla, angeli custodi, mezzo secolo di storia, compie appunto mezzo secolo di storia la fondazione della parrocchia di Francavilla, i Sant'Angeli Custodi di Francavilla, e poi ancora a Francavilla referendum, comitato del no di Forza Italia oggi al Mumi. Montesilvano, disabili gravi, crediti in ritardo da 6 mesi, contributi per la vita indipendente, la protesta, la figlia di un assistito che si occupa del padre allettato denuncia la lentezza nel pagamento delle legittime spettanze, in città sono 6 le famiglie in difficoltà. E poi ancora Giardini, al via le domande per le gestioni con lo sponsor, istanze entro il 21 di novembre. Movimento 5 Stelle, scrutatori scelti a sorteggio, i grillini rilanciano la proposta, sempre bocciata, di selezionare tra chi ha bisogno. E nel taglio basso il Museo del Treno chiude in bellezza, oltre 500 presenze nel sito di storia ferroviaria cittadino che esaurisce il ciclo estivo. Vediamo sempre a Montesilvano, scuola e volo, l'incontro con il cosmonauta Villa Dei, 2 iniziative dedicate all'uomo e allo spazio del liceo d'Ascanio porteranno i ragazzi ad accostarsi al funzionamento della stazione orbitante. Strade buie da una settimana per un guasto ed ancora mobilità sostenibile, tornano gli architetti. A Spoltore, domani e domenica, festa patronale a Caprara e musica e risate con Olivieri per un nuovo punto vendita. Nel taglio basso sbuca un cinghiale, auto finisce fuori strada, a Pianella giovane rischia la vita in località Colle Cincero, poi segnala l'incidente alla forestale.
e femore rotto a 100 anni, operata, può tornare a casa, penne, festa per nonna Anna Zopita di Montebello, che ha superato bene l'intervento chirurgico eseguito dall'equipe di ortopedia del San Massimo. È ricorso al TAR contro la fine del pronto soccorso a Popoli in Consiglio Comunale. A Penne, lezioni di pomeriggio all'istituto Paratore, con la chiusura delle aule a rischio, spostato l'orario degli alunni della Giardini, ospiti della scuola. Nel Taglio Basso, disoccupato nei guai per spaccio, aveva eroina in casa e sempre per droga arrestato un giovane. L'operazione dei carabinieri a Torre e Tocco. Penne, fondi europei, in breve conferenza del Movimento 5 Stelle domani in piazza. Pagina dedicata a Chieti, la svolta nell'inchiesta, acqua del mare inquinata, H processo, bambina di 3 anni contagiata da una grave infezione batterica a Francavilla, Di Giovanni e Livello imputati di lesioni. E armi e marijuana nella villa, arrestata la proprietaria a Monte Odorisio, e vola nel fossato con il fuoristrada, precipita dal ponticello, 47enne di Bomba, ricoverato a Pescara. A Gissi, bancarotta per i vertici della Silda, processo titolari dell'azienda che aveva rilevato la Golden Lady di Gissi. Pagina dedicata all'Aquila, l'inchiesta sulla ricostruzione, fondi sisma, falsi certificati per intascarli, sotto accusa la rappresentante legale della ditta Domus, contributi ottenuti con documentazioni taroccate. E sui processi del terremoto, appunto ieri c'era il termine per la prescrizione, un quadro sui processi in corso e quelli conclusi, sui 19 portati avanti dalla procura solo 2 andranno in prescrizione, il termine di 7 anni e mezzo oggi mette, ieri ha messo appunto la parola fine. Vediamo il contributo video di Daniela Rosone. A 7 anni e 6 mesi dal terremoto scende il sipario oggi sulla maxi inchiesta sui crolli avviata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila dopo il terremoto e partita con l'allora procuratore Alfredo Rossini. Il termine che scade, come sapete, è quello dell'estinzione per prescrizione dei reati, in particolare quelli di omicidio, disastro e lesioni, di volta in volta contestati tutti o solo alcuni ai presunti responsabili, fissato appunto dalla legge a 7 anni e mezzo. 200 i filoni iniziali, 19 dei quali sono approdati in aula. A non concludersi, per la prescrizione, saranno soltanto 2 processi dunque. Pochi giorni fa ricorderete la sentenza per il processo satellite che ha riguardato l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, sentenza che lo ha visto assolto, ma non ancora definitiva, in quanto le motivazioni saranno depositate entro 3 mesi e dunque in corte d'appello ci si potrebbe ancora appellare. I 2 soli filoni che termineranno con la prescrizione sono quelli per il crollo in via D'Annunzio e per il crollo in via Sturzo, dove c'è un unico imputato. Su 19 filoni, quindi, le sentenze definitive sono state 17. Di questi, i casi giunti fino al giudizio di Cassazione sono stati 6. Le 3 condanne principali sono quelle per i crolli del Convitto Nazionale, la Casa dello Studente e la Facoltà di Ingegneria, mentre tra le 3 assoluzioni c'è quella per la Commissione Grandi Rischi, senza dimenticare quelle per la via Generale Rossi e via 20 Settembre al numero civico 123. Sono 3 i processi che si sono conclusi in Corte d'Appello, con assoluzioni per i crolli in via 20 Settembre 79, viale Persichetti e una condanna minore invece per via Miloni a Pettino. A diventare definitive già in primo grado sono state 2 sentenze di assoluzione, in cui l'accusa stessa ha chiesto di scagionare gli imputati nei casi dell'ospedale San Salvatore e del palazzo in via Roma al civico 18. Inoltre ci sono anche 6 procedimenti legati a crolli con molte vittime mai approdati al dibattimento per decesso degli indagati o per loro impossibilità di stare in giudizio, e ci riferiamo a via Campo di Fossa, via Poggio Santa Maria, via Colla della Matrice, via Corridoni, via Gualtieri d'Ocre e hotel Duca degli Abruzzi. E sull'apertura della pagina dedicata all'Aquila e quindi l'inchiesta sulla ricostruzione, i falsi certificati, appunto le false autocertificazioni post sisma, un imprenditore nei guai, come abbiamo letto. Vediamo anche il contributo video di Paolo Renzetti.
I finanzieri del nucleo di polizia tributaria dell'Aquila hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 che attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di un subappaltatore aveva ottenuto indebitamente il pagamento di due stati di avanzamento lavori per un importo di oltre 350.000 euro. L'imprenditore è stato denunciato per indebita percezioni ed erogazioni a danno dello Stato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di 14.000 euro, somma corrispondente all'importo della fattura non pagata all'impresa subappaltatrice, pur avendo quest'ultima regolarmente svolto e concluso i lavori affidati. L'attività portata a termine nelle ultime ore si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le fiamme gialle impegnate già da tempo in mirati accertamenti volti alla verifica dell'autenticità delle autocertificazioni prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in relazione all'avvenuto pagamento dei subappaltatori o dei fornitori. Infatti gli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che omettono il pagamento dei propri fornitori non assumono alcun rischio d'impresa e trattenendo tutti gli utili privano di preziose risorse finanziarie le imprese più piccole determinandone spesso, se non il fallimento, quantomeno una sofferenza finanziaria. E in centropagina, sempre all'Aquila, bullismo in classe, la scuola si difende, la preside Ottaviano durante l'episodio, i docenti hanno protetto il ragazzo vessato. Ad Avezzano, morso dal ragno, subito ricoverato, meccanico 54enne all'ospedale per la puntura di una specie velenosa. E Alpini, tre giorni di feste e sfilate, raduno nazionale per ricordare le gesta del battiglione L'Aquila. Vediamo ora la pagina dedicata a Teramo, la sanità al bivio, Mazzini in difficoltà, sale operatorie meno interventi, tagli per la carenza di infermieri. Da questa settimana ridotte le sedute per tutti i reparti chirurgici, il primario decisione necessaria, sindacati medici in allarme, così aumentano le liste di attesa, l'unica soluzione è fare l'ospedale unico. E ad Alba Adriatica, chiuso studio dentistico, in AS violate norme igieniche. Ed ora passiamo al Messaggero, vediamo le pagine appunto dedicate alle province all'interno, vediamo la prima pagina dedicata alla provincia di Pescara, vediamo in apertura, quindi cosa riporta nello scontro politico dopo il rimpasto, quindi Di Matteo, grave ingiustizia, escludere chi ha preso voti, nuova giunta, l'assessore regionale attacca Alessandrini, l'Asioli è D'Alfonso, ha preso le difese dell'amica esonerata, ma non sono un capo corrente del PD, l'amaro sfogo di Sandra Santavenere, poi fuori dall'esecutivo, sono stata esclusa per equilibrismi politici, ha detto, tra spifferi e spifferini. E ancora vediamo il braccio di ferro, Teodoro sull'Aventino si rafforza con Di Carlo. E poi la cerimonia, nella foto il presidente nazionale del CONI Malagò, quindi Ciattè e Delfino d'Oro, Malagò tra i premiati. Poi Albertini, Santilli, Minore D'Angelo e Moretti sono gli altri designati premio alla memoria, per Pozzi invece e Ciglia. Il simbolo, addio alla storica goletta di Eriberto, liberata l'aiuola davanti al Giambo, la nipote Daniela, ricordi bellissimi legati a quel veliero. Andiamo ancora avanti, vediamo le spine della sanità, rispettiamo la dignità dei pazienti, il malato terminale lasciato morire a pronto soccorso a Roma, da noi certe cose non succedono, assicura il primario Albani. Il triage stabilisce le emergenze del personale, ridotto all'osso, affronta il lavoro quotidiano con impegno e spirito di sacrificio. E lavori al reparto del Santo Spirito, intanto la UIL teme un taglio di posti alla ASL per infermieri e OSS.
E Movida Sicura, 8 locali si danno le regole, Piazza Muzzi la scelta di Centro Giusto. Sevel, l'innovazione fa scuola, il manager Coppola al D'Annunzio, l'imprenditoria parla agli studenti, l'incubo Sisma, l'apparatore riapre con i doppi turni, i genitori sicurezza per i nostri figli. Ancora all'Aquila, lo studente intimorito dai bulli anche con un nodo scorsoio, le accuse della polizia, i tre ragazzi sotto inchiesta, minacce perfino in aula alla presenza dei professori. E il terremoto Cialente, non ero per niente tranquillo dopo le garanzie della protezione civile, la testimonianza davanti al giudice, chiesi più vigili del fuoco ma non ottenni alcun rinforzo, ha dichiarato il sindaco Cialente. E poi la truffa, leasing 5 anni a Dufrutine, poi ancora la ricostruzione, sal per il palazzo, due denunce, le inchieste della Guardia di Finanza sulle false autocertificazioni, sequestrati come abbiamo visto 14.000 euro. E la politica, Pietrucci mette in pista Di Benedetto, elezioni, il consigliere regionale si tira fuori dalla contesa, l'identikit del candidato è quello dell'ex sindaco di Acciano, ha esperienza, può essere adatto a governare il capoluogo, Cialente e Pezzopane per loro ruoli di caratura nazionale. E poi nel taglio basso vediamo a Paganica il nuovo parco giochi alla Villa Comunale, l'inaugurazione con 300 bambini e nel weekend dopo pianoforte e violini, cene con danza del ventre. Occupazione ad Avezzano, il summit Lolli di Pangrazio, esaminata la situazione di tutte le aziende in crisi, sbocchi positivi per alcune aziende, poi la McDonald's intanto annuncia altre assunzioni, si tratta di 32 persone nel nuovo punto di ristorazione. Ad Avezzano ancora trattenuto 12 ore a pronto soccorso, ora è in coma. Castel di Sangro, invece i ladri dopo un furto e inseguimento si buttano dal ponte, il fuorilegge non avendo alternative hanno abbandonato l'autovettura rubata e il bottino e si sono dileguati. A Sulmona, scientifico, criticità nella struttura, un edificio che seppur costruito alla fine degli anni 80 presenta più corpi a rischio. Ad Avezzano la gestione della palestra box, botte in comune e quindi la lite dopo l'apertura delle buste per l'assegnazione appunto della palestra di pugilato. A Chieti le spine, asse, il caso in prefettura, più sicurezza, ecco il piano, il vertice con le forze dell'ordine e l'ANAS, interventi sugli impianti di illuminazione, segnali luminosi in prossimità degli svincoli per scongiurare pericolosi contromano. E il caso cannabis, Pellegrini accusa, vicenda di sadico cinismo, dal pianista teatino la lettera sfogo al suo avvocato, Paolucci difende il decreto, scelta su pareri di esperti, ha detto. E crollo a farmacia, lavori nel mirino, la rabbia degli universitari, il personaggio, il nonno liceale, diventa attore con Capatonda. Il processo, operaio morto nella fabbrica, l'ex compagna cita la De Cecco. Vediamo ancora a Lanciano, così viaggiavamo a spese della Sangritana, un dipendente dell'azienda pubblica, anche i dirigenti usavano il telepass di servizio per piaceri personali. La testimonianza shock nel processo in cui 6 lavoratori sono accusati di peculato, ricettazione e appropriazione indebita. A Lanciano, vigili investiti, chiesti i danni alla professoressa Gissi, riconversione blef, vertici Silda a processo. Ad Ortuna, ente teatro, via pure l'ultimo componente, a Vasto, droga e armi in casa, arrestata una donna. A Lanciano, vediamo in breve, strade e impianti, approvati 3 progetti dalla giunta comunale. Pagina dedicata a Teramo, dopo la serrata, lavori Corso San Giorgio, nuovo cronoprogramma, Brucchi ha incontrato una delegazione di commercianti e la ditta esecutrice, il PD attacca, intanto è sfumata la suddivisione in lotti più utile.
Università, oggi la Lectio Magistralis di Tito Boeri e poi Tribunale pretende sesso dalla figlia minacciandola di morte, un uomo residente a Tortoreto a giudizio, sarà ascoltata anche la madre. In Val Vibrata l'assessore si dimette, troppe trasferte a Roma, sanità, cure primarie, i centri tra gioie e dolori. E sulla costa vediamo Giulianova, fa scappare il rapinatore a 74 anni, senza paura il titolare di un'azienda di porchette, mette in fuga l'uomo che lo minacciava con un cacciavite, due tossicodipendenti bloccati al Tigre dopo aver rubato deodoranti, profumi e qualche barattolo di Nutella. Alba Adriatica, il NAS mette i sigilli a un noto studio dentistico ed ancora Giulianova, Federica Vasanella al posto della Cerquitelli, quindi sarà l'attuale capogruppo del PD al comune di Giulianova. Ed ora torniamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo all'interno le notizie riportate all'interno del quotidiano. Per quanto riguarda la pagina dedicata alla regione, si apre con le bretelle Toto, la sicurezza non c'entra nulla, il Ministero dei Trasporti risponde all'interrogazione di Realaci sulle varianti a strada dei parchi. E poi a Vasto rubano prosciutti e porchetta, fermati dalla polizia lungo l'autostrada A14. Le possibilità all'Aquila dei fondi a gestione diretta, serie di incontri organizzata da Regione e Camere di Commercio. Ad Avezzano, Santa Croce, ci fu evasione, condannato il titolare Camillo Colella. Entriamo ancora all'interno, vediamo la protesta del corso, bastone e carota per i commercianti, il sindaco li convoca in municipio e li rassicura, intanto il comune manda i controlli al gazebo. E intanto la data è dell'11 ottobre, convocata la riunione delle sovrintendenze che dovrebbe sbloccare i lavori nel tratto paralizzato ormai da mesi, appunto sul corso San Giorgio. Viabilità Gammarana, presso la ripresa dei lavori all'8.0, il sindaco annuncia la data del 18 ottobre per il completamento della rotatoria. Giunta allo sbando politico e amministrativo, la protesta del corso serve l'assist ad Alberto del Partito Democratico nella foto per criticare la situazione del sindaco Brucchi, nuovi assessori, l'impasto d'inizio estate è stato un bluff, cambiano gli assessori ma i problemi restano sempre gli stessi. E poi ancora vediamo l'ennesimo blackout in centro storico, stavolta è Piazza Martiri a finire al buio, guasti di questo tipo sono una costante. La mostra domenica porte aperte all'archivio di Stato con le carte storiche e il seminario. Ancora sport, nuove regole negli enti dilettantistici, in Ateneo l'iniziativa dell'Ordine Commercialisti e Fisco Sport. Inaugurata la nuova gestione del ristorante Italia, ieri sera l'inaugurazione e poi ancora la pagina dedicata alla provincia, ha violentato la figlia per 7 lunghi anni, la ragazza oggi maggiorenne si è rifatta una vita al nord, per il padre padrone è iniziato il processo. La figlia è arrivata in Italia all'età di 12 anni, il padre padrone la teneva chiusa in casa, non poteva avere amici e la controllava tra casa e lavoro. La ragazza si è prima confidata con un barista, poi ha avvertito i servizi sociali. L'accusa violenza sessuale aggravata dalla minore età e dal vincolo parentale. A Morro d'Oro, porchettaio mette in fuga il rapinatore, minacciato col cacciavite davanti casa, reagisce e lo allontana. I sindacati esclusi dalle scelte sulla Val Vibrata, incontro sull'area di crisi che si è svolto ieri, Lolli promette maggiore coinvolgimento per i rappresentanti dei lavoratori. A Bellante 6 defibrillatori per scuole, chiese e impianti sportivi, la cerimonia di consegna domani in comune. A Bellante appunto. E a Teramo ancora si lavora le strade aspettando il ponte sul Vomano, iniziati gli interventi della provincia sulla strada provinciale 23 nella zona industriale tra Cellino Attanasio e Atri.
faccia a faccia con i ladri in camera da letto, d'Alba Adriatica, terrore in una villetta, portati via preziosi e orologi. Per entrare in casa i rapinatori hanno narcotizzato i cani da guardia presenti nel giardino. A Sant'Egidio, assemblea pubblica sulla sicurezza delle scuole. A Nereto, per i 5 Stelle, l'ex assessore dovrebbe lasciare anche il consiglio. E ad Alba Adriatica ancora, faceva il dentista dentro casa, studio sequestrato e blitz del NAS di Pescara nell'appartamento di un professionista di Alba Adriatica. A Mociano, il Grande Fratello vigila su Mociano, rafforzato il rapporto tra comune e arma che avrà accesso diretto all'anagrafe. Il precedente, grazie alle telecamere, è stato possibile risalire agli autori degli scontri di Mociano Sant'Egidiese. Giulianova, 5 Stelle incoerenti sul debito per il sociale, di Todoro da un lato chiedono più fondi, dall'altro non vogliono che si paghi il servizio. E sempre a Giulianova i baby vandali colpiscono anche ai giardinetti di Colleranesco. Troppo traffico in via Lepanto a causa dei lavori al porto. Ed infine anche a Giulianova la campagna per informare sui rischi di alluvioni e sisma. Pronto a Notaresco, pronto a tutto per fermare l'organico di Bonaventura, torna sugli impianti CIRSU che continuano a puzzare. A Roseto, l'ex sindaco, il marciapiede di San Giovanni, realizzato grazie al nostro impegno. E poi a Pineto, uffici comunali aperti anche il sabato, a disposizione dei cittadini, gli sportelli dell'anagrafe, del protocollo e dei tributi. Ancora a Roseto, riprendono gli incontri sui problemi dei più giovani, appuntamento lunedì nella scuola primaria D'Annunzio con il dottor Angelo Cioci. E come Teramo, anche a Silvi, lo abbiamo visto in apertura, anche Silvi pensa alla teleferica per il paese. Dall'incontro tra amministratori e governatore Luciano D'Alfonso spunta una nuova idea. Ha rilanciato anche il progetto per la realizzazione di un teatro dove svolgere gli eventi comunali. E poi Pineto, Gaetano Gasperini, nuovo direttore generale di Mercatone 1. Nel taglio basso Atri, ancora polemiche sulle nomine nello staff del sindaco. Il PD presenta un'interrogazione sui costi davvero necessari per un paese che si sta spopolando, questo è l'interrogativo. Dura per quanto riguarda l'economia, dopo Julia Servizi, il colosso Multiutility acquisisce il 100% della Gran Sasso Gas ed Energia, il gruppo ERA si consolida in Abruzzo. Torniamo al Messaggero, vediamo la pagina dedicata allo sport, Abruzzo Sport, quindi la salvezza si conquista tutti uniti, Crescenzi confermato contro la Samp, Pescara è una questione di esperienza, ha detto, e lo ascoltiamo nel contributo video, appunto nel contributo video di Paolo Renzetti. A Genova e nella gara col Chievo hai giocato da titolare dopo un inizio di stagione in panchina, due prove positive per te, ti ricandidi ad essere titolare anche nella gara con la Sampdoria? Sono contento delle mie prestazioni, delle prestazioni della squadra, e io, come dico sempre, mi impegnerò sempre al massimo e tutti gli allenamenti mi strapperò i capelli per dare il massimo per questa squadra, e poi le decisioni spettano comunque al mister, io comunque ce la metto tutta. Come si può spiegare questo periodo non proprio brillantissimo del Pescara, oltre che sotto l'aspetto dei risultati anche dal punto di vista del gioco? Il gioco, secondo me, anche col Chievo abbiamo espresso del buon gioco. Poi la Serie A è questa, è ancora più difficile della Serie B. Dobbiamo migliorare su ogni aspetto. Dobbiamo essere più concentrati, più cattivi, più come lo è stato il Chievo. Il Chievo, secondo me, è una squadra che ha un gruppo devastante, sono tutti uniti, concentrati, esperti, e forse è quello che ci manca un po' a noi, però piano piano troveremo la quadratura giusta. Pesa anche sotto l'aspetto psicologico, a proposito di mancanze, questa prima vittoria sul campo che ancora arriva? Secondo me non ci deve pesare, nel senso che noi sappiamo quello che dobbiamo fare e dobbiamo stare tranquilli. L'obiettivo è la salvezza e
secondo me se continuiamo a allenarci così a 2000 come facciamo tutti i giorni ne usciremo presto e ci toglieremo belle soddisfazioni. Vediamo in breve le dichiarazioni di mister Oddo, se il gruppo seguirà le direttive del mister la salvezza è garantita, Serie D invece l'Aquila, Dirty Soccer 3 in aula il 14 ottobre, la Lega Pro, Teramo di Paolo Antonio e Sales, possibili novità. E termina qui la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.